I carabinieri del quartiere Piccone di Bari, da anni ospitati in un appartamento, avranno presto una vera caserma. Posata simbolicamente la prima pietra, i lavori all'interno del Policlinico di Bari dovrebbero terminare a settembre. Dopo tanto tempo, ma per fortuna dopo un impegno costante voluto fortemente da tutte le amministrazioni e organizzazioni che sono qui rappresentate stamattina, siamo riusciti a ottenere di trasferire, o meglio, per usare termini a me cari, cioè un termine militare, abbiamo rischierato una stazione carabinieri, mantenendo inalterate le competenze sulla fetta di territorio della città. Quindi voglio rassicurare tutti quanti che la stazione carabinieri, ancorché dislocata all'interno del policlinico, continuerà a mantenere la sua competenza sia in termini di sorveglianza, di punto di riferimento per la cittadinanza, sul territorio che gli è sempre stato assegnato. Non solo, ma grazie all'intervento voluto dal Policlinico avrà un accesso riservato per tutti coloro che chiaramente avranno bisogno di entrare all'interno della struttura ospedaliera per recarsi solo ed esclusivamente alla stazione carabinieri, ed era giusto e doveroso differenziare le esigenze della cittadinanza. La Regione Puglia, attraverso fondi europei e con la collaborazione dell'azienda Policlinico, ha contribuito a sbloccare la situazione. Questa storia è cominciata tanti anni fa, perché la stazione dei carabinieri del rione Picone era purtroppo in un appartamento assolutamente inidoneo all'uso. Io ero ancora sindaco e abbiamo cercato una modalità per alloggiare la caserma in modo tale che svolgesse anche un maggiore impatto sulla percezione della sicurezza, cioè che fosse più visibile. E quindi alla fine siamo riusciti, dopo tanti tentativi, perché ovviamente il governo non ha mai soldi sufficienti per far funzionare le sue competenze, quindi la regione, in questo caso attraverso fondi europei e attraverso l'azienda del Policlinico, è riuscita a mettere a disposizione del governo centrale le somme necessarie per alloggiare dignitosamente la caserma dei carabinieri. E quindi dopo tanti anni credo che a breve avremo questo risultato. La caserma è accessibile indipendentemente dagli ingressi del policlinico, quindi chi vuole può entrare autonomamente, ma ovviamente anche dall'interno del policlinico si può raggiungere la caserma, perché noi contiamo sulla sinergia tra i carabinieri e la polizia di Stato, che è già presente da anni al pronto soccorso, per dare maggiore sicurezza a questa cittadella sanitaria, che ovviamente, come tutti i luoghi dove c'è tanta gente, è un luogo dove avvengono anche dei reati piccoli, ma che vanno repressi alla stessa maniera di quelli che vanno all'esterno. Naturalmente la caserma rimane a disposizione di tutto il quartiere, e quindi non è una caserma del Policlinico, è la caserma del quartiere Picone, e tale rimarrà. Soddisfatto anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro, che ha ringraziato tutte le parti in causa ed Che le forze dell'ordine colgono l'occasione oggi per quello che fanno quotidianamente all'interno della nostra città, per le cose più importanti, quelle più strategiche, quelle più complicate, e quindi la lotta alla criminalità organizzata. Insieme alla magistratura sono riusciti a decapitare i 14 clan criminali che purtroppo approfittano della nostra città, fino a ringraziarle alle cose più piccole, alla possibilità di poter organizzare degli eventi anche importanti, come è accaduto per esempio con la festa di San Nicola, presidiando il territorio, dandoci maggiore sicurezza e dandoci anche una maggiore percezione di sicurezza. Anche questi presidi di sicurezza sul territorio ci aiutano a dare una maggiore percezione. Al presidente Emiliano, che ha pregato la ditta incaricata di rispettare il cronoprogramma, è arrivata la simpatica rassicurazione del generale Giovanni Cataldo, comandante della Legione Carabinieri Puglia. A questo proposito volevo assicurare il Presidente che ho già predisposto che un carabiniere stia dietro alle maestranze giorno per giorno e verifichi l'esatta applicazione del cronoprogramma, su questo non c'è dubbio,